È stata una vittoria sofferta come saranno tutte le altre da qui alla fine del campionato, partita giocata su grandi ritmi da ambedue le squadre, caldo, tanto caldo, noi siamo partiti bene, abbiamo approcciato molto bene, siamo riusciti ad andare in vantaggio subito, abbiamo diciamo, resistito un po' a quello che è stato il loro ritorno per cercare di pareggiare, però abbiamo rischiato qualcosina forse verso la fine del primo tempo. Secondo tempo sempre partita equilibrata, noi siamo riusciti a chiuderla su un mezzo infortunio loro, è stato molto bravo Napoletano a crederci. Per noi era importante muovere la classifica, soprattutto la vittoria. La vittoria dopo tre sconfitte credo che sia la miglior medicina per tutto, per il proseguo del campionato. Stiamo crescendo, abbiamo qualche problema, non è che oggi abbiamo risolto tutto, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, però la cosa è importante. La partita è girata dopo tre minuti, troppo presto, per cui abbiamo concesso la partita che voleva la Matese, un po' giustamente come lei ha detto è stata determinata, è stata brava. Noi abbiamo avuto delle occasioni sia il primo che il secondo tempo e poi dopo peccato il secondo gol, ce lo siamo fatti da soli e lì poi era molto ma molto difficile scardinare un bunker diciamo difensivo come era quello là della Matese. Eh sì, dal pallino del gioco, però se poi concedi per disattenzioni del singolo, su questo è chiaro che dobbiamo lavorare tanto. È un peccato perché poi al di là dell'arrabbiatura del momento noi abbiamo creato delle situazioni importanti. Però ecco, io come dicevo, questa è una squadra che i primi minuti soffre, stenta troppo, non entra in partita, dovrò essere bravo io a trovare diciamo, i correttivi, perché poi abbiamo fatto secondo me una buona gara, però poi quando tu parti fuori casa con una squadra affamata di punti, con una buona squadra allenata bene, è pronti e via sta sotto un gol, diventa tutto molto più difficile.